Il paese lo accoglie con celata ostilità, come sentiremo dalla voce di Sergio Terzi, detto Nerone. E aveva sempre la paura, come se qualcuno stesse per aggredirlo, questa paura di Ligabue, perché poi il poverino quando è venuto qua, aveva 20 anni, era segnato col dito come fosse una bestia rara dalla gente di qua, per ignoranza e anche per miseria, perché questo è, dopo la guerra, era un popolo di miserabili, ma però non l'ha mai capito bene, questo è stata una cosa terribile, ecco, la sua esistenza in questo paese di nebbia. Ci sono stati anche quelli che hanno creduto in lui così, però la maggior parte non l'ha capito, ecco, perché lui da quelli di Gualtieri era avanti 100 anni, un paese che non ha mangiato l'uva bianca per 30 anni pensando che fosse acerba, c'è dentro tutto, ecco. Era un uomo che si divertiva con i bambini, che i bambini amavano, perché quei bambini si buttava per terra, faceva i versi di tutti gli animali, imitava gli animali che dipingeva e quindi piaceva molto ai bambini. E questo lato fanciullesco era poi complicato invece da una psicologia che era tutt'altro che semplice, tutt'altro che facile e anche con diciamo dei complessi profondi che spesso non riusciva nemmeno a districare, insomma. Era un uomo complesso, era un uomo che si metteva davanti all'organo e suonava dei pezzi straordinari improvvisando. Era una forza della natura, Ligabue, questa è la realtà. Il ricordo più frequente è quel tragico avvenimento che sconvolse la mente già fragile del povero Antonio. La morte della madre e dei 3 fratellini avvenuta il 25 gennaio del 1913 per avvelenamento di cibi deteriorati. Questo fu stabilito dalle autorità svizzere, ma Antonio attribuì tutte le responsabilità della tragedia al patrigno Bonfiglio Laccabue, da tutti ritenuto un poco di buono e un ubriacone senza cura per la famiglia e per il lavoro. Antonio lo odiò a tal punto da non farsi più chiamare Laccabue, ma Ligabue. Il pittore Alfonso Borghi ricorda un piccolo aneddoto della vita di Ligabue. Ligabue penso che sia stato un grande istintivo, un artista del colore proprio di istinto, che a noi pittori detti normali, diciamo, ha insegnato molto, se non altro l'umiltà, che questa è una cosa molto importante per un artista, di essere sempre umili, e lui nella sua grandezza, perché è stato veramente un grande personaggio, era un umile, e anche nel suo modo di vita, le sue tribolazioni. Difficilmente entrava a pranzo in una casa, lui stava fuori per conto suo, io portavo, i miei genitori mi davano quello che lui chiedeva, glielo portavo in queste serre semidiroccate, lui stava là covacciato, mangiava. Va detto che Ligabue purtroppo aveva un vizio anche allora, cioè di cedere, di vendere 2 o 3 volte una sua opera. Al primo che capitava gliela vendeva, poi se magari c'era una richiesta, lui ritornava a chi aveva dato il quadro o la scultura con la scusa di un ritocco, probabilmente si riprometteva di rifargli un altro che poi non accadeva o raramente, e la portava via e la vendeva all'altro che era arrivato. Noi, anche se bambini, eravamo a conoscenza di questo fatto. Infatti finisce questa scultura che doveva essere mia, io le dico felicissimo, perché secondo me lui così mi aveva degnato della sua attenzione, no, facendomi questa cosa. La finisce e dice, sai, la devo portare a far vedere a un giornalista. Ecco, io mi ricordo che rimasi talmente male, perché capivo che lui l'avrebbe venduto, probabilmente aveva l'acquirente fuori dalla porta di casa mia. E avrà visto l'espressione mia di un bambino, direi un'espressione più che naturale, insomma, amareggiato, dispiaciuto, perché lo importava. E la porta via, dice, ma no, non preoccuparti, vedrai che te la riporto. Va via, io dico, addio, è stato, non la vedo più. Beh, ecco, è successo una cosa che io credo non, per un adulto sicuramente non l'avrebbe mai fatto. Ma così, anche seppur bambino, io me la ricordo bene, proprio chiaramente, questa cosa, perché mi ha sconvolto lo stesso, non avrei mai pensato, lui la statua l'aveva venduta, premetto subito. Però cosa ha fatto? È andato da un contadino, da uno che aveva una sua statua, se l'è fatta dare con la scusa di dover fare un ritocco, e me la porta.
Era, mi ricordo, un cane grosso lì. E mi porta questa statua, al che però io ugualmente, insomma, non mi sembrò giusto, perché non era la mia era quella là che lui ormai aveva dato via. Quando Ligabue se ne andò, ho buttato la statua contro il muro, in mille pezzi, purtroppo l'ho perduta. La scultura di Ligabue è una scultura sempre viva, non è mai una scultura che in qualche modo possa ritenersi di seconda mano, cioè dire fatta guardando o imitando altre immagini. È sempre una scultura in presa diretta, dipinge e scolpisce con questa grande forza immediata. Questo è Ligabue. Aveva una conoscenza strana e curiosa del mondo animale. Quando era in Svizzera visitava i musei di storia naturale e io ho visto dei disegni di Ligabue in cui a memoria disegnava gli scheletri degli animali nominandoli osso per osso col nome tedesco. Si ricordava tutto, si ricordava. Quindi quando lui dipingeva o scolpiva un animale, lo scolpiva con conoscenza e mai in maniera approssimativa. Era un artista nato e il talento di Ligabue era un talento di grande forza espressiva. E c'era in lui questo sentimento di liberazione attraverso la pittura della propria anima inquieta. Tutte le sue immagini sono delle metafore esistenziali. Quando dipingeva gli animali che lottano contro di sé, contro altri animali che si aggrovigliano, che si lacerano, che si artigliano e via dicendo, dipingeva il dramma interiore di se stesso. Quando dipingeva queste visioni dei paesi svizzeri, queste diligenze, evidentemente dipingeva i paesi dell'infanzia, il ricordo della sua infanzia lontana, remota e perduta. Questo era Ligabue. Antonio Ligabue, svizzero-tedesco, non diventerà mai cittadino di Gualtieri. I suoi dipinti ricordano lontane dimore di un'altra patria, amata e odiata, la Svizzera, con i suoi castelli e le sue diligenze. Luoghi che Antonio, forse, non ha mai abitato o frequentato, ma gli stessi luoghi gli sono molto più familiari di queste case della Bassa, nelle quali lui non ha messo mai piede.
Ligabue amava molto le moto e le folli corse con il vento in faccia, come gli animali che ritraeva. Sergio Terzi, Nerone, uno dei suoi autisti, lo ricorda così. Ma io a Ligabue ho conosciuto che avevo 20 anni, sono andato per sostituire il suo autista perché era grasso e lui, originale com'era Ligabue, e questo qua che era grasso, quando andava sulla macchina c'era un sedile che faceva gnicchi. Non vi voglio più, devo cambiare autista. Così cominciai a frequentarlo, no? Che poi tra l'altro non è un pazzo come tutti dicono, era Ligabue, era un osservatore, un uomo che conosceva la natura, l'anatomia, era un uomo colto di una cultura viva, visiva. Quando passavamo di qua ti dicevo, fate 3 volte il giro della piazza. Io chiedevo, ma perché devo fare 3 volte il giro della piazza? Perché devono vedermi che io ho la macchina autista. Io non sono un cretino, io sono un uomo che mi faranno il film, a me faranno il monumento. Voi no, voi siete un autista, non potranno mai fare il monumento. Col cappello in testa, serio, guardavo continuamente a destra e a sinistra, perché lui ci teneva che lo vedessero, che era lui sulla macchina. Se qualche contadino lo guardava e lui da solo diceva, mi guardate perché siete geloso, io ho la macchina autista e voi no, siete un contadino. Aveva questa superbia di fronte, perché era una rivincita che voleva dimostrare a questa gente che lui ce l'ha fatta, ecco. Era un modo di riscattarsi, ecco, da questa emarginazione. L'attore Augusto Agosta Tota apre una parentesi nella definizione dell'opera pittorica di Ligabue. Da 12 anni mi occupo solo esclusivamente di Ligabue. Abbiamo formato il centro studi, che ha sede in Parma, e abbiamo cercato di fare delle antologiche tutte molto significative, con le opere migliori, prendendo dalla prima e finendo sempre con l'ultima opera di Ligabue, cercando i critici, i migliori che abbiamo in campo nazionale ed internazionale, volti a fare uno studio su questo autore misterioso, diciamo, perché ancora oggi magari può essere arcaico dire misterioso di Ligabue, perché quasi tutto si sa, quasi tutto. Comunque ho piacere di questa conversazione e di questa occasione, la colgo volentieri, per dire che il punto sull'opera e l'operato di Ligabue è giunto a una svolta decisiva. È stabilito che questo autore non è naif assolutamente, anche se di naif se ne è parlato nei primi tempi, giustamente, perché come astrazione non poteva essere altrimenti, un uomo senza nozioni pittoriche, senza niente, però era un istintivo. E quando è stato visto dai primi maestri, parlo di Marino Mazzacurati, il quale è stato il primo ad insegnargli a mescolare i colori, a comporre le sculture, anche se lui già ci provava e si vedeva che c'era dell'arte, ma ha cominciato ad affinarsi con appunto Marino Mazzacurati. Da questo periodo in poi non conosciamo opere pittoriche sue che siano così definibili naif. Lei mi chiederà allora come può essere definito. Ovviamente non riesco a rispondere, come non riesce a rispondere nessun altro critico. Ma io naif l'ho sempre escluso, anche se nulla toglierebbe alla sua validità, ovviamente. Ma naif perché se per naif si intende pittore ingenuo, candido, direi che Ligabue non lo è assolutamente. Insomma, in Ligabue c'è una preparazione anche culturale, una preparazione tecnica e una evoluzione che troviamo poi nell'arco della sua vita di artista, una evoluzione ma voluta proprio, cercata, che è una cosa che io non vedo, insomma, nei discorsi, non vedo nella pittura naif, mi sembra proprio assolutamente contrario, fuori, ecco, il discorso. Molti critici lo chiamano il Van Gogh della bassa. Cosa ne pensa Sergio Negri? Io ho avuto modo di conoscere a fondo Ligabue proprio nell'ultimo periodo della sua vita, nel 61. Lui si stabilì nello studio, nell'ufficio mio, della mia galleria, allora era un retrobottega, e rimase per dipingere alcuni quadri che gli avevano commissionato, rimase sino poi alla paralisi avvenuta nel novembre dell'anno successivo, nel 61. E lì ho avuto modo di approfondire la conoscenza con le sue varie tecniche, la sua arte in genere.
E anch'io, incuriosito, chiedevo a volte se lui poteva aver visto o conosciuto opere di Van Gogh. Lui assolutamente mi diceva, e su questo sono sicuro che era sincero, che non aveva mai visto, non sapeva chi fosse Van Gogh. Non è da escludere, potrebbe darsi, dato che lui era dotato di una memoria visiva unica, che ad esempio l'amico Mazzacurati, dal quale credo che abbia avuto un buon insegnamento, possa avergli fatto vedere qualcosa del genere, che lui si sia ricordato, ma è una cosa vaga, insomma. Direi invece che c'è un'attinenza casuale tra Ligabue, un'attinenza sia fisica che artistica. Fisica perché sappiamo l'aspetto, sappiamo poi anche le manie un po' masochistiche e dell'uno e dell'altro, e artistiche perché secondo me siamo un po' sullo stesso filone, anche espressionista, anche se in Van Gogh c'è ovviamente una maggiore preparazione accademica e anche una maggior cultura, però come sintesi, come significato, come forza espressiva, io dico che c'è una buona attinenza, una buona assomiglianza, ma che ritengo proprio casuale, assolutamente. Mario De Micheli tenta di dare una definizione al fenomeno Ligabue. Ligabue è stato un grande fenomeno. Molti pensano che sia stato un artista così impressionante perché era un artista matto, insomma. In realtà io sostengo che era un grande artista nonostante che fosse matto. Cioè aveva una grande natura d'artista ed era un fenomeno perché attraverso questa sua natura è riuscito a denunciare tutta una serie di immagini fortemente suggestive. Dove metteva le mani riusciva a creare degli autentici capolavori. Il 20 novembre del 1964 Ligabue venne colto da Amy Paresi per vasculopatia cerebrale e condannato in un modo inesorabile alla semi-infermità fisica e mentale. Nel corso di quest'ultimo triste periodo, vissuto tra un alternarsi di lievi miglioramenti e repentini peggioramenti, reclama con commovente assiduità le uniche cose che la vita non gli aveva mai negato: la libertà, la luce e i colori. «Io sono un grande artista», ripete più volte. «Un giorno vi pentirete di non avermi creduto». Queste parole, a suo tempo poco ascoltate, risuonano oggi austere e ammonitrici alle nostre coscienze, ricordandoci, quale severo monito, come troppo spesso l'incuria e l'incompetenza possono... L'amministrazione dell'infermeria Carri di Gualtieri comunica la morte del pittore Antonio Ligabue avvenuta alle ore 20 del 27 maggio 1965. La caratteristica figura di Ligabue, così familiare nella nostra zona, scomparirà forse dalla nostra memoria, ma la bellezza delle sue opere parlerà anche alle generazioni.